Mi chiamo Fabrizio Signorelli, sono un medico, lavoro come chirurgo ospedaliero, ma sono anche il direttore sanitario e uno dei medici del NAGA, questa associazione di Milano, di cui faccio parte da ormai circa 30 anni, credo più o meno, comunque da moltissimo tempo, lavorando come medico sempre, tutte le settimane. Anche il NAGA, come tutti, ha dovuto confrontarsi con la pandemia e col Covid. Noi ci occupiamo da sempre di pazienti immigrati irregolari e quindi una fetta di popolazione particolarmente diciamo debole e esposta proprio perché non ha la possibilità di essere assistita in quanto non ha un medico di base, in quanto in Regione Lombardia. La Regione Lombardia non ha mai istituito degli ambulatori, parliamo in era pre-Covid, non parliamo del Covid, ma semplicemente degli ambulatori di medicina di base dove le persone irregolari possono essere viste e seguite. In Lombardia l'unico modo per gli irregolari di farsi seguire, se non attraverso il volontariato, è rivolgersi al pronto soccorso, e rivolgersi al pronto soccorso in questo momento è complicato per tutti, in particolare per le problematiche Covid. Quindi anche noi ci siamo dovuti trovare, abbiamo dovuto pensare come affrontare la situazione in tempi di pandemia. Il nostro è un lavoro di medicina prevalentemente di base, fatto da circa 30-40 medici e poi un gran numero di volontari non medici che collaborano con l'associazione, siamo in tutto circa 400. Ci siamo dovuti scontrare appunto col Covid e abbiamo dovuto decidere che cosa fare. Le opzioni erano ovviamente chiudere per assicurare una maggior sicurezza di tutti, nostra, dei pazienti e così via, chiudere e lasciare ad altri, lasciare al pubblico per quanto possibile questa attività, oppure cercare di rimodulare l'attività. Proprio in considerazione del fatto che tenevamo che toglierci di mezzo, in qualche modo chiudere, comunque sospendere l'attività sarebbe stato estremamente controproducente per la salute dei nostri pazienti, non tanto per la questione Covid, ma per la salute in generale, nel senso che noi sappiamo che per un certo numero di persone noi siamo l'unico riferimento di salute. Parlo delle persone che hanno problemi anche cronici, persone che hanno diabete, persone che hanno problemi di ipertensione, di asma e quant'altro, ma anche per tutti quelli che a un certo punto del loro percorso hanno bisogno di un medico e non sanno sostanzialmente a chi rivolgersi perché sono irregolari e quindi non hanno un medico a cui rivolgersi. Quindi, fatte queste considerazioni, abbiamo deciso di mantenere aperto il servizio. Ovviamente rimodulandolo in che modo? Rimodulandolo è legato al fatto che un certo numero di volontari, per ragioni del tutto comprensibili, legati a volte all'età, alle condizioni di salute e così via, molti medici che lavorano al NAGA sono pensionati, abbiamo ovviamente fatto i conti con quanti eravamo, quindi abbiamo dovuto ridurre l'apertura degli ambulatori, nel senso che noi normalmente eravamo aperti tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, con la presenza di uno o due medici sia al mattino che uno o due medici il pomeriggio circa. Abbiamo dovuto rimodulare la cosa, viste le presenze diverse, e a questo punto siamo aperti tutte le mattine e due pomeriggi, cioè siamo aperti dal lunedì al venerdì la mattina e il lunedì pomeriggio, cioè adesso io sono qua al NAGA, e il venerdì pomeriggio, sono i due pomeriggi. E abbiamo poi ovviamente dovuto rimodulare anche l'attività, nel senso di istituire ovviamente uno screening iniziale all'ingresso del NAGA, come fanno tutti i posti sanitari, quindi controllo della temperatura, una serie di domande abbastanza precise che abbiamo preso da quelli che sono i protocolli utilizzati nei reparti di medicina infettiva. Per fortuna abbiamo infettivologi che lavorano al NAGA che sono abituati a trattare in questi termini, quindi abbiamo uno screening iniziale abbastanza preciso fatto con una serie di domande alle persone, il controllo della temperatura e ovviamente limitando l'accesso delle persone in sala d'attesa. Noi siamo abituati ad avere una sala d'attesa nel quale ci possono essere 30-40 persone in certi momenti, a volte non solamente per
problematiche sanitarie, perché noi facciamo anche altre cose che non sono sanitarie, quindi facciamo anche un servizio legale. Quindi in ambulatorio a volte si siede e stanno in sala d'aspetto persone che sia sono presenti per problemi di salute, sia che si recano all'ERGA per altre questioni di tipo amministrativo, burocratico, legale. Abbiamo ovviamente dovuto cercare di limitare molto, e anche la presenza in sala d'attesa è di 12 persone al massimo, e gli altri necessariamente devono restare fuori, formando un po' di coda all'esterno. Purtroppo questo è quello che siamo stati obbligati a fare per cercare di limitare la problematica. Per quello che abbiamo visto, ovviamente, poi aggiungo poi che ovviamente una volta che facciamo questo screening iniziale ai pazienti, ovviamente chi ha uno screening negativo aspetta in sala d'attesa e aspetta di essere visitato dal medico normalmente, e chi risulta positivo anche, mi viene da dire, con una sintomatologia molto, molto, molto scarsa, un paziente paucisintomatico, necessariamente siamo stati costretti a ricorrere molte volte, un certo numero di volte, al 118, al 112, insomma, chiamare i servizi d'emergenza. Perché? Perché con un paziente, anche con sintomi molto da poco, diciamo, veramente quasi rilevanti, ma col dubbio del Covid, sapendo che è una persona che molto probabilmente, anche che viene, insomma, vive in condizioni anche abitative, magari con molte persone, con difficoltà a isolarsi, difficoltà a fare il tampone, l'ATS non contatta queste persone, le persone iscritte al Sistema Sanitario Nazionale, molto peggio per chi non è iscritto. Quindi, quando abbiamo avuto il sospetto di una patologia Covid, anche remoto, abbiamo chiamato l'ambulanza, devo dire questo senza grossi problemi, attraverso il 112, che ormai in qualche modo ci conosce, e abbiamo sempre dovuto inviare i nostri pazienti in ospedale. In realtà posso già dire che dal punto di vista numerico il numero di pazienti che abbiamo riscontrato, che poi in seguito ai nostri invii era effettivamente affetto dal Covid, era bassissimo, cioè un solo paziente di quelli che abbiamo inviato, che non è un grosso numero, siamo intorno ai 15-20, di 15-20 totalmente inviati era positivo al Covid, gli altri erano sospetti, per fortuna negativi. Però insomma, ha creato tutto questo meccanismo di necessità di chiamare l'ambulanza molto spesso, cosa che all'ERGA non facciamo con questa grande frequenza, nel senso che facendo un servizio di medicina di base, solo raramente ci capita qualche caso urgente per il quale riteniamo di dover inviare il paziente immediatamente in pronto soccorso in quell'occasione. Evidentemente per questa situazione creatasi è stato necessario ricorrere molto più spesso ai servizi di emergenza, inviando i pazienti in pronto soccorso e usando il pronto soccorso come mezzo per lo screening per questi pazienti che di fatto non avrebbero avuto altri modi per essere seguiti. Posso raccontare come esperienza mia diretta personale che in un caso molto dubbio avevo invitato il paziente a rimanere in osservazione domiciliare e ho cercato di contattare ATS perché poi facesse i dovuti controlli a questo paziente, mantenendo, perché era venuto a contatto con, e quindi era sostanzialmente un soggetto da tenere in quarantena. Ho cercato di contattare ATS perché poi facesse i controlli dovuti per capire se fosse diventato sintomatico o meno. È stato assolutamente impossibile. ATS non ha, mi hanno risposto a delle cose molto, molto generiche, ma insomma io poi so per certo, quando ho chiamato il paziente, che non è stato in nessun modo contattato, e quindi alla fine insomma abbiamo deciso che quando c'era un sospetto di un paziente anche remotamente affetto da Covid, abbiamo preferito chiamare l'ambulanza e procedere in questo modo. Per il resto appunto analoga a sempre, proprio per garantire quel servizio di medicina di base a pazienti che non ne hanno possibilità e che erano, per quello che è stata la mia esperienza, piuttosto, anche rispetto al Covid, piuttosto preoccupati. Nel senso che mi è capitato più di una volta di fare visite a persone migranti che mi chiedevano di fare un controllo per sapere se erano affette da Covid. Ovviamente, purtroppo io non ho la possibilità di fare il tampone qui a Naga, non vorrei neanche averlo,
preferisco lo facciano negli ospedali. Però intendo dire, l'idea che le persone venissero a chiedere non, null'altro che un controllo rispetto al Covid era, è espressione del fatto che i migranti sono molto preoccupati, come credo tutti, ma insomma forse per qualche ragione ulteriore anche di più, preoccupati della malattia. Ecco. Ovviamente, come dicevo, poi il mantenere aperto il Naga è stato necessario e utile anche per tutte quelle persone con le altre patologie, no? Con quelli che hanno tutte le patologie croniche o acute e che però non avrebbero avuto modo di curarsi diversamente se noi non fossimo rimasti aperti e non avessimo deciso di, appunto, di continuare il servizio anche con le difficoltà del caso. Adesso il prossimo ostacolo, la prossima problematica che ci si pone e che stiamo cercando di capire come verrà affrontata da parte del pubblico, della ATS, è capire se si vogliono vaccinare e come si vorranno vaccinare questi soggetti, nel senso che come gli irregolari verranno coinvolti nelle campagne vaccinali. Sappiamo che per indicazione dell'OMS, ma poi anche su indicazione dell'AIFA, uno ne hanno diritto perché la legge prevede che le campagne vaccinali siano estese a tutti i soggetti presenti sul territorio nazionale e quindi la legge da questo punto di vista è molto chiara, permette senza difficoltà l'accesso alla vaccinazione, ma ulteriormente noi sappiamo che l'OMS ha messo i migranti fra le categorie che dovrebbero essere considerate fra le prime a essere vaccinate perché sono soggetti particolarmente a rischio. Certo, è difficile generalizzare, perché noi sappiamo che poi parlando di migranti stiamo parlando di chi vive per strada e della badante che vive tutto il giorno a casa di una famiglia. Per cui ovviamente in condizioni sociali, socioabitative completamente diverse e esposti al rischio della malattia in modi completamente diversi. Però sicuramente siamo di fronte a soggetti fragili. Perché? Perché hanno una maggior difficoltà ad accedere a qualunque tipo di servizio di medicina preventiva. E quindi in questo momento non abbiamo scritto ad ATS e alla Regione cercando perlomeno di capire se c'era nelle loro intenzioni e attraverso quali modalità, perché ci rendiamo conto di quanto sia complicato anche effettuare una vaccinazione che richiede un doppio richiamo in persone che a volte non hanno una dimora stabile o che comunque non sono residenti ufficialmente in Italia in quanto irregolari, quindi come rintracciarli, come faccio. Ci rendiamo conto che la situazione è probabilmente complicata, ma ci piacerebbe sapere se qualcuno ci sta pensando, insomma, se qualcuno sta pensando come questi soggetti possono essere inclusi, perché riteniamo che sia estremamente importante. È evidente che l'importanza è da entrambi i lati, no? Da una parte è importante per i soggetti stessi, cioè per essere per le persone che siano vaccinate, ma è evidente, e non scopro l'acqua calda dicendolo, che è importante anche poi per gli italiani, perché se queste persone poi stanno a contatto con gli altri e non sono vaccinate, evidentemente in qualche modo espongono maggiormente a rischio di contagio anche le altre persone. Questo è evidente e quindi ci piacerebbe capire come questo avverrà, ma per adesso non abbiamo ancora ricevuto nessun tipo di risposta particolare. Oltre al servizio di ambulatorio che facciamo qui nelle strutture, proprio nell'ambulatorio del Naga, il Naga da ormai molti anni ha alcuni servizi che vengono fatti all'esterno, quindi abbiamo un camper che si sposta in varie aree cittadine con due tipi di servizio. Uno è un servizio che chiamiamo di medicina di strada, quindi proprio con un servizio di tipo sanitario rivolto alle persone che vivono in accampamenti, in zone dismesse, che quindi vivono in accampamenti che spesse volte vengono cambiati, si spostano e così via, ma per dare a loro la conoscenza, la possibilità di un accesso a un servizio sanitario e soprattutto l'informazione, la possibilità poi di ricorrere ai nostri servizi o a servizi che possono assisterli senza che questo comporti dei rischi dal punto di vista legale. E abbiamo anche un secondo servizio che viene fatto all'esterno, che però è un servizio non sanitario strettamente, ma un servizio di tipo informativo che si chiama Cabiria, che si occupa della prostituzione, anche se lo ripeto non in ambito sanitario, ma più di tipo informativo. Entrambi questi due servizi sono stati mantenuti aperti, cioè nel senso che i volontari hanno deciso di continuare, pur sapendo che in qualche modo erano maggiormente esposti a un rischio di contagio per il
attività, ma abbiamo deciso di continuare le attività che quindi sono state mantenute sia a Cabiria che in vicino di strada. Modo per aiutare il Naga? Beh, sicuramente, come dicevamo, sono le donazioni, queste non vanno mai male. Naga è un'associazione che si autofinanzia in maniera totale e che quindi ha bisogno di donazioni per il bilancio annuale. Sicuramente anche i nuovi volontari, in particolare in questo momento avremmo bisogno di alcune specifiche figure mediche, in particolare di psichiatri, perché siamo per questioni di passaggi, non, in questo momento siamo un po' carenti in questo senso, ma dico questa cosa già sapendo che è complicato, visto che entrare al Naga richiede un corso di formazione, il corso di formazione viene fatto un paio di volte all'anno, quindi in questo momento non mi sento di dire venite a lavorare al Naga, appunto, buongiorno. Dico soltanto che sicuramente in prospettiva e in prospettiva anche di una risoluzione del problema Covid, come spero che credo che continueremo a lavorare anche successivamente, nei prossimi corsi di formazione io mi auspicherei la presenza di un po' di nuovi medici di cui avremo bisogno, e in particolare in questo momento le figure di cui avremo particolarmente bisogno è la figura degli psichiatri, che sono carenti in associazione, perché quelli che erano presenti fino a qualche mese fa hanno deciso, per motivi di salute ed età, di andare in pensione e di smettere anche di fare volontariato, e quindi siamo in una situazione un po' precaria proprio su quell'ambito, che è in realtà particolarmente importante, perché insomma molte volte alle problematiche di chi vive già marginalmente, già ai margini, si affiancano anche problematiche tipo di disagio psicologico psichiatrico, che rendono ancora più complicato e ancora più marginalizzante la situazione. Quello sicuramente ne avremo